Si chiama Punto PA ed è uno sportello dedicato alla pubblica amministrazione, il primo in Piemonte. Lo hanno inaugurato nella sede di Corso Inghilterra 7, la città metropolitana di Torino e la Consip, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera per la centralizzazione degli acquisti pubblici. Lo sportello offre consulenza, assistenza, supporto per gli acquisti di beni e servizi, in particolare per l'utilizzo degli strumenti d'acquisto della Consip. Lo scopo è di aggregare e razionalizzare gli acquisti dei comuni attraverso l'analisi e la condivisione di conoscenze e di esperienze tecnologiche, operative e organizzative. Il tutto nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti gestito da Consip e dei programmi avviati dalla città metropolitana di Torino. Lo sportello supporta i comuni nella programmazione degli acquisti, anche attraverso l'analisi dei fabbisogni reali, per aggregare la domanda, standardizzare e unificare le procedure di acquisto, ridurre l'impatto ambientale dei beni e dei servizi acquistati. Aver aperto qui un ufficio di Consip consente agli amministratori di avere immediatamente vicino un luogo con cui avere la possibilità di interloquire per avere informazioni, consulenza, accompagnamento, e questo vale anche per tutte le imprese che vogliono e intendono partecipare agli appalti. È una novità, noi diamo molta importanza a questa iniziativa, ci stiamo puntando molto. Metteremo del personale molto qualificato. Per noi la collaborazione con gli enti locali, le città metropolitane, in primo i comuni, è importante. Noi stiamo allargando le opportunità di poter acquistare e risparmiare tramite Consip, e per far questo però dobbiamo essere molto vicini ai nostri clienti, che sono i comuni, da quelli molto grandi a quelli piccolissimi, le città metropolitane. Siamo al servizio di questi enti, è la nostra missione, è il nostro compito portare dei prodotti di qualità a un prezzo sicuramente molto conveniente. È possibile ipotizzare che di sportelli come questo ne nasceranno molti sul territorio italiano? Ma questo ovviamente dipende da scelte che dovranno fare le città metropolitane assieme a Consip, ma mi sembra il modello un buon modello, e se funziona sarebbe una buona cosa allargarlo. E noi dobbiamo mettere tutte le centrali che hanno parte del sistema degli aggregatori, 33, in rete il più possibile, e lo stiamo già facendo nei vari settori dove si inizia a lavorare adesso, e quindi questa iniziativa segue questa logica.